Dalle prime ore di questa mattina, 25 luglio, quasi 40 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza nei confronti di tre amministratori della società Pendin Gomme, operante nel commercio di pneumatici, con due località a Vicenza e Sandrigo e un portale web per le vendite online. Le Fiamme Gialle stanno eseguendo 21 perquisizioni locali presso le abitazioni e altri luoghi nelle disponibilità di 13 indagati, nonché all'interno dei locali aziendali di 8 società coinvolte nella frode dislocate tra Vicenza, Padova, Albignaseco Padova, Mestrino Padova e Venezia. Le misure cautelari hanno colpito il vertice del sodalizio composto da un 56enne di Montegalda, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, dalla compagna, una 43enne rumena sottoposta ai domiciliari, e un 58enne di Sandrigo per il quale è scattato l'obbligo di dimora. L'operazione è l'epilogo di una serie di complesse investigazioni condotte dal Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Vicenza insieme con l'aliquota di finanzieri della sezione di Polizia Giudiziaria avviate verso la fine del 2022, dopo aver rilevato che l'imprenditore di Montegalda, già arrestato e condannato per analoghe condotte fraudolente, durante la detenzione era riuscito a riorganizzare la propria struttura operativa anche grazie all'ausilio di varie teste di legno, fra le quali un 56enne marocchino conosciuto nel carcere Due Palazzi di Padova. Questi ultimi risultavano essere formalmente amministratori di tre società cartiere completamente prive di reale struttura operativa, ma utili ad emettere fatture false.